Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, prima di iniziare, novità sul canale. Arriva per voi adesso il Meteo Serie A con il bot Barzi. Vai! Buonasera, Saluto a bot buonasera a Barzi per tutti, il carissimi Meteo telespettatori, Serie A. bentrovati. È un onore, ciao Barzi, ciao. Allora, se sei pronto, D'accordo, se vuoi possiamo anche andiamo. iniziare. Bene, perfetto, andiamo con il Bene. Meteo sulla Serie A. Allora, iniziamo. Genoa Bologna, Marassi, ore 15. Possibili rovesci a rete, anzi, molto probabili. Como Parma, ore 15, Giuseppe Senigallia. Tempo incerto, più celeste che giallo. Milan Udinese, ore 18, stadio San Siro. Molto nuvoloso, con rischio alluvioni. Juventus Lazio, ore Una via 20:45, di mezzo, Allianz. correnti piumate. Poli Napoli, domenica 12:30, Carlo Castellani. Temporale a dirotto con possibile tsunami. Venezia Atalanta, domenica ore 15 per Luigi Penso, stadio Venezia. Il canale, un bel giro in gondola è meglio. Lecce Fiorentina, domenica ore 15, Stadio Via del Mare. Via col vento. Cagliari Torino, domenica ore 18, Allora, Unipol Domo. possibile città isolata per forti incornate. Roma Inter, domenica 20:45, Stadio Olimpico di Vince Roma. E sempre la giustizia sportiva. per concludere, Verona Monza, lunedì 20:45 al Stadio Bentegodi, posticipo Oh, serale. Romeo, Romeo, sei tu Romeo? Oppure no? Bene, penso che Grazie, c'è sia di tutto. che. Adesso Alla prossima. Ok, in attesa della per Serie il post partita, A. Grazie, ti post Serie A, va ringrazio bene. Barzibot. D'accordo, grazie È a stato un tutti. onore. Buon Ciao, meteo a tutti. alla prossima, eh? Alla Ciao, prossima. ciao Barzi. Mia leadership io non faccio per gli altri vedere, io non sono un attore. Quello che io penso, io dico dentro del spogliatoio, faccia a faccia con il giocatore, con qualche giocatore, perché se abbiamo qualche problema, non mi frega un caso il nome del giocatore. È quello che io faccio sempre. Per me, quello che è importante in leadership. Non guardare per lato quando esiste il problema, attuare immediatamente. È quello che io faccio. Che dite? Quando ci vuoi, no? Via, su. Essimo chiari. Quando ci vuole, ci vuole. E c'è inutile a girarci intorno, girare tutte, no, perché c'è il perbenismo, no? No, 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 fermi, fermi, fermi. Ha detto quello che doveva dire. Punto, stop. Visto che gli fanno le domande, lui risponde. Allora, breve riassunto. Abbiamo passato queste 2 settimane sosta nazionale e in preda a notizie, calciomercato, acquisti, monte di regali per Fonseca sotto l'albero arriveranno, cosa che non si sa neanche se arriva a mangiare la schiaccia dei morti, tra virgolette, tanto così per dire. E poi insomma tutte le cose, stadi qui di là. Ora l'ultima è quella che c'è questa gara a sapere quanto è costato, quanto hanno pagato realmente Tonali. Se è 56, se è 60, se è 67, se è 71, qual è il prezzo giusto? Boh, io dico che invece di guardare quanto ce l'hanno, quanto l'hanno pagato, bisognerà anche guardare come sono stati spesi questi soldi della cessione di Tonali, se davvero ne è valsa la pena, prima di dire queste cose qui. Giusto, Ma mister? non mi frega un caso. Non mi frega un cazzo. Perché infatti, in effetti, per tante cose non ce ne deve fregare un cazzo, ma un cazzo. Di niente, si parla, chiacchiera la vanvera. E a noi che ci frega, Ma mister? non mi frega un caso. Un cazzo! Perché è vero, bisogna pensare al campo, a quello che succede noi da tifosi normali. Capito? Mister, cosa ne pensi? Biglietti, Ma biglietti, te chi chi è che cavolo vuole un ti ha chiamato? biglietto? Chi ti ha Biglietti, chiamato? biglietti, bro, bro, vuoi un Via, biglietto? vai, 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 vai. Dai, Oh, dai, perché? Oh, facciamo una bro, partita, perché? dai. Dai, oh, questa ancora con questi biglietti, assiduo. Dicevamo. Biglietti, biglietti, chi Ancora, è che vuole un noi non le biglietto? voglio i Biglietti, biglietti, non le voglio, biglietti, mentira bro, tua, bro, non le voglio i biglietti. biglietti Dai, dai, e nemmeno un facciamo una parcheggio partita. voglio. Via, vai, bro, bro, sì, bro, 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 tela, bro, vai, vai, bro. Allora, però siamo arrivati poi al momento clou, ovvero finita questa sosta nazionale, ci siamo rilassati e adesso da oggi si torna a fare sul serio.
sono affari sul serio e lui, Mr. Fonseca, giustamente in conferenza stampa si è sbilanciato. Però anche qui vi dovete mettere d'accordo, perché se la volevate Conte, perché Conte era uno che non le mandava a dire e non aveva peli sulla lingua, però se lo fa lui, no, però è troppo esagerato. No, 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 io vorrei sfidare questi giocatori, questi viziatelli, farebbero anche santi in paradiso. Questo ve lo posso garantire, che se fossi stato l'allenatore io, e fossi io lassù, mi avrebbero fatto girare gli attributi, le scatole, le palle, anche a me. Li avrei messi tutti fuori rosa, tutti addirittura, tutti! E poi hanno il coraggio anche di venire a chiedere l'aumento, i ritocchi, i rinnovi contrattuali. Oh, ha fatto bene. Punto e basta. Le cose si parlano da persona civile, responsabile, per bene, faccia a faccia, face to face, Ma giusto? non mi frega un caso. Ne frega un cazzo. Face to face. E si risolve, prova a risolverli. È lui che deve guidare la squadra questa stagione? Ok, allora tutti si mettano in testa di seguirlo. No, che quello, poi le interviste, quell'altro nazionale mi trovo meglio, invece l'olandese, ma io preferirei giocare. Oh! Voi vi dovete anche sapere adattare. Anche il mister deve venirvi incontro, ma anche voi vi dovete sapere adattare. E questa sera, con l'Udinese bisogna vincere, eh? Tanto ci sarà da soffrire sicuro. Sicuro, sicuro, guardate come sorge e tramonta il sole. Sicuro come il giorno e la notte. Uguale. Però bisogna metterci la gara, lo spirito di sacrificio. Bisogna metterci due scatoline così in campo. Perché l'ha detto anche Fonseca a conferenza. O no? Ha detto, pensate che la sconfitta a Firenze sia stata solo colpa della tattica, del modulo? È vero o no? O magari la Fiorentina ci ha messo più di molto più di noi in campo? È vero o no? Poi guarda il modulo 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-1-5-8-20, ma però se non prendi il pallone di testa. Se non ne so più una, passi il pallone lì a 2 metri non riesci a passarlo. Se punti nomo e te ne vai. Che cazzo fuori dall'area di rigore riesci a fare un tiro? Ma che non è solo colpa del modulo o della tattica, porca puttana. Bisogna metterselo in testa. Tutti sti comodi, tutti i tatticismi, non servono a cazzo, perché serve anche quell'altro. Se non c'è uno, non c'è neanche quell'altro. Sono collegati. E ha fatto bene, e ha detto tutto, vero Ma mister? non mi frega un Ne frega un caso. cazzo. Basta. E però non va bene perché ha detto così, troppo sgarbato, troppo diretto. Però se c'era Conte andava bene, se c'era Sarri andava bene. Io lo dico, io, perché siccome è un signore, a volte è duro, però è un signore, io so con Fonseca. Questa sera non accetto alibi, sono tutti sulla graticola come erano prima del derby. Punto, stop. Chiuso. Si perderà? O voglio vedere un'altra squadra a campo? La voglio vedere. Poi mi dovete spiegare. Poi chiudo il video, perché ho fatto un po' di casino oggi. Giusto, Ma mister? non mi frega un caso. Un cazzo. Ne frega un cazzo. Mi dovete spiegare? Ieri, ora magari sono uscite le formazioni, mi sembra da quello che ho visto. Ieri, dopo la conferenza, Leao in panchina, giocherà a Terracciano. Io l'ho guardata la conferenza. Ditemi dove, visto che dopo c'erano tutte le formazioni fatte, ditemi, perché so curioso, qualcuno mi risponda, ditemi, ma ditemelo, eh. Dov'è che ha detto la conferenza chi giocava e chi non giocava? Ha detto non lo so, vediamo, vediamo, non lo so, non sono sicuro. Sostituire Teo, vediamo un po', ancora non ho deciso. Voi ditemi con che diritto avete cominciato a mettere formazioni in tutti i media, in tutti i social, nei giornali, su internet. Chi l'ha detto questi nomi? Io l'ho guardata, eh. A me non mi sembra che abbia detto la formazione. Ogni tanto fatevi i cazzacci vostri. Perché ogni tanto bisognerebbe farsi gli affari nostri, ognuno pensare a stare nel circoscritto. Punto. Forza, vai. Stasera niente alibi, niente scusanti. Tutti, eh? Tutti sulla graticola. Non c'è chi è meno. No, 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 no e no. Ciao a tutti, mister. Ma non mi frega un Ne frega un caso. cazzo. Ciao.